Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo». È proprio della saggezza cristiana conoscere questi cambiamenti e conoscere i diversi tempi e conoscere i segni dei tempi, cosa significa una cosa e cosa l'altra, e fare questo senza paura, con la libertà. E questo è un lavoro che dal solito noi non lo facciamo e ci conformiamo, ci tranquillizziamo, come hanno detto, ho sentito, la gente dice, ho letto, e con questo siamo tranquilli. Ma quella è la verità? Quello è il messaggio che il Signore vuol darmi con quel segno dei tempi? Per capire i segni dei tempi, prima di tutto è necessario silenzio. Fare silenzio e guardare. E dopo riflettere dentro di noi. È un esempio. Perché ci sono tante guerre adesso? Perché è successo qualcosa? E pregare. Silenzio, riflessione e preghiera. Soltanto così potremo capire i segni dei tempi. Cosa Gesù vuol dirci? I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente. Dobbiamo cambiare saldi nella fede in Gesù Cristo, saldi nella verità del Vangelo, ma il nostro atteggiamento deve muoversi continuamente secondo i segni dei tempi. Siamo liberi per il dono della libertà che ci ha dato Gesù Cristo. Il nostro lavoro è guardare cosa succede dentro di noi, discernere i nostri sentimenti, i nostri pensieri e cosa accade fuori di noi, e discernere i segni dei tempi. Col silenzio, con la riflessione e con la preghiera.